Ciao a tutti, un saluto dalla Katie e dalla Sib. Aspetta. Allora, sì, siamo ancora vestite per l'evento di ieri sera. Abbiamo fatto io DJ alla mia Sib, alla mia dancer. E proprio per questo parliamo di questo tutorial perché quando vado nei locali a suonare, no? E mi porto un nude con le gesture, perché sono una DJ che se nel locale mi dicono: ah, guarda, tu devi parlare, devi, come dire, intrattenere, allora sì, lo faccio, se no altrimenti metto solo la musica e uso un nude per le gesture che vi faccio vedere subito. Allora, per esempio, beh, poi la grafica me la sono cambiata io. No, facciamo quello metal. Per esempio, se devo andare in un locale, nei locali, mi porto dietro questo wood qui, che dentro ci sono le gesture, le cose da scrivere, e, nel senso, e quando arriva un attimo che sta finendo di caricare. Ok, ho finito. Nel senso, vado nei locali, locali metal, e posso dire: ah, delle volte vado, anzi vado nel mio Dark Club, e quando inizio a fare il set, clicco e in local viene scritto: benvenuti a tutti al Dark Club, eccetera. E se vado solo donna, anche qua benvenuti a tutti. E poi se faccio, se devo finire il set, faccio end mix. Oppure se c'è tipo una pausa, ci facciamo una pausa con un set alternativo. Oppure le request. For request send him DJ Cat e così via, così via. In altre parole, questo wood qui e tramite delle note card li uso per scrivere tutte le mie cose. Per esempio, poi mi sono anche creata, l'ho voluta dedicare apposta al Walkman, del tipo: se devo mettere un gruppo devo annunciare il gruppo dopo, allora posso fare, che so, Korn, The Next Coming Artist, Korn, The Next Coming Artist, Rage Against the Machine, eccetera, eccetera. Ma questa è una cosa che mi sono inventata io comunque, non è una cosa che dovete fare obbligatorio voi. Per cui, allora, se siete interessati a questo oud qui, vi spiego il funzionamento perché me ne hanno parlato e anche a spiegarlo a voce non sono riusciti a capire il funzionamento di questo wood. Per questo allora noi facciamo, vi faccio vedere questo video. Allora, intanto stacco i miei wood, che come vedete sono personalizzabili. Allora, si va sul market e si prende questo wood qui, Viron Gesture Wood, che dopo metterò il link in descrizione, e costa 75. Lo prendete e nell'inventario vi arriva questo qui chiamato Gesture Wood. Lo indossate, ok, e come funziona? L'UDE vi viene così. Queste sono le sue note card di esempio, perché l'UDE funziona in questo modo. Allora, si crea una note card. Per esempio, guardate, facciamo annotazioni, nuova annotazione, e la chiamo clap. Ok?
questa notazione si sposta nell'ud. Ok, ed è venuto già un messaggio di errore che non c'è niente nella note card clap. In effetti è vero, perché se no andiamo a cliccare è vuota. Perché lui ragiona in questo modo: ogni note card è un pulsante del menu e ogni gesture che si trova nella note card diventa un pulsante anche quello. Allora, per creare un pulsante, lui ragiona in questo modo. Per esempio, avete visto questo qui, applausi? Cosa facciamo? Lo incolliamo. Ok, se noi facciamo salva, teoricamente non dovrebbe prenderlo. Un attimo. Dovrebbe dare errore. Infatti, ha beccato la note card clap, però ci sono degli errori. Perché non lo vede come un pulsante. Per farlo vedere come un pulsante, io che cosa faccio? Faccio app barra app barra barra e faccio salva. Lo lasciamo caricare, che in local viene scritto, quando vedete lo added il numero di note card, vuol dire che ha completato. Allora cosa faccio? Ci clicco, faccio clap e mi viene fuori app, applausi. E lui mi fa la gesture. Vedete? E la cosa bella poi che i pulsanti che si possono creare nella note card massimo sono 12, mi pare. Se dà errore, allora fate 11 pulsanti. Per esempio, facciamo che arriva gente nel locale e voi dovete invitare la gente nel vostro gruppo. Cosa fate? Fate group, si crea un pulsante chiamato group, poi tu lo puoi poi voi lo potete chiamare come volete. Io lo chiamo group per farvi vedere un esempio. Group, e gli scriviamo. Aggiungetevi al nostro gruppo. Faccio la prova col mio. Dovete fare copia URL. Lo aggiungete. Fate salva. Aspettate, aspettate che finisce la note card. Nel pulsante clap si è anche aggiunto group. E se io clicco su group, mi viene fuori di essere aggiunto. Ok, ovviamente dovete mettere chiunque può aderire, perché altrimenti non si riesce a iscrivere. Però comunque funziona. Facciamo anche un pulsante per il sito, facciamo anche un pulsante anche per Facebook. Facciamo FB siamo anche su Facebook, facciamo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo incollare il
sì, facciamo il mio. Dobbiamo incollare il link al Facebook e facciamo salva. Ogni volta dovete fare salva e ogni volta dovete aspettare che comunque la note card funziona. Poi adesso lui mi sta anche caricando la note card di Behance e Moonman, perché se ci fate caso viene fuori Behance e Moonman, ma se non vi servono le potete cancellare, potete mettere solo le vostre che vi interessano. E Clap FB e viene fuori il gruppo di Facebook. E se uno ci clicca sopra, poi dipende anche dal gruppo, cioè scusate, dal browser che avete, ma comunque l'effetto arriva, fa quello che deve. Poi, altra cosa che dovete sapere, se adesso io faccio gesto root, anzi facciamo gesto prova, gli cambio il nome. E faccio prendere, stacca. Ecco, lui me lo dovrebbe prendere come gesture. Gesture prova. Cambiato. Oppure, se ne dovete fare tanti altri, potete anche rezzarlo per terra. C'è una prova di rezzarlo per terra. Ok, è qui. Ok, facciamo gesto prova 2. Prendi e gesto prova 2, così mi sono già creata un altro HUD e con questo HUD qua io ci posso mettere altre cose. Ci cancelliamo Moonman, Behance, Clap e facciamo. Ah, un'altra cosa. Per esempio, se avete già delle gesture che vi piacciono e le volete inserire qui, si può fare anche così. Si può fare, per esempio, facciamo tiki tiki. Mi è arrivata la gesture di Tiki Tiki e che cosa faccio io? Faccio un blocco note, lo incollo. Da qui in poi seleziono tutto il nome e tutto quanto quello che mi interessa e faccio sostituisci. Qui posso fare tktk e barra, sostituisci tutto, lo prendo, lo incollo, faccio salva. Questi sono errori di Facebook, cioè di DSL. Che delle volte non, magari in quel momento lagga e non incolla. Comunque, se io faccio clap, viene fuori tiki 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 e tac, è venuto fuori tiki 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 tiki. Ok, poi se vogliamo cambiare. Anche la texture si può fare. Facciamo textures, facciamo un seleziona faccia. O se no possiamo anche fare anche tutto, ma dipende da voi. Facciamo tutto. Facciamo gli eye dark. Ok. Facciamo allunga. Ok, e qui la texture facciamo
facciamo uno. Aspetta, facciamo uno. Uno. Zero. Poi dopo voi se avete qualcosa di più preciso, ok. Però ho già cambiato già una texture per farmi un mio HUD personale del mio locale. Parte che me lo sono già fatto poi il mio locale. Questo qui. E chi viene nel mio locale? Un attimo che faccio caricare tutto quanto. Per esempio, Chupa. Ah, per ballare con noi usate il Chupa rosa e cliccate. E così via. E dentro si può trovare la notte card chiamata Dark C, Dark Club. E dentro ci sono tutti quanti i pulsanti che fino adesso ho inserito. Tipo benvenuti. Ah, questo comunque si può anche cancellare, almeno così si risparmia spazio. Tipo benvenuti, DJ, bere, gift, yai e così via. E poi seguiteci sulla nostra pagina di Facebook. E poi è la vostra fantasia che dovete tener conto di scrivere, cioè di mettere quello che volete. Ah, 0004. Allora, ricapitoliamo. Si prende l'HUD da qui, 75, lo prendete, lo indossate e trascinate una vostra note card creata. Poi per sicurezza vi potete anche fare anche un backup di quello che scrivete. La note card crea un pulsante, massimo se ne possono mettere 11, per cui se vi fate anche un HUD con 11 note card, wow, c'è veramente il mondo, vi mettete. I pulsanti si bisognano creare tramite un nome, un numero, quello che volete. L'importante è che si finisce sempre con la barra e lo stesso nome deve risultare nel pulsante. Per esempio, se io adesso qui faccio TKTK, facciamo finta che abbiamo dimenticato di mettere la barra e facciamo salva perché può capitare magari nel momento che tu scrivi di fretta e così via. Ora, se io ci clicco sopra, dovrebbe darmi un errore di script. Clap, infatti. Infatti è venuto un errore di script. Perché? Perché manca qui la barra. Per cui fate attenzione quando incollate, quando create
i vostri pulsanti, dovete sempre controllare che finisce sempre con una barra e poi fate salvo. Aspettate che carica la notecard. E adesso Tiki Tiki è ritornato. È tornato Tiki Tiki, è tornato il gruppo, è tornato Facebook e sono tornati anche gli applausi. Ed ecco qua. Questo è l'ult gesture e altre cose che vi possono magari interessare per il vostro locale da inserire, di quello che uso io. Ok, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che avete capito finalmente come si usa questo wood. È tempo di toccare la fontana. Poi mi sa che mi ha spostato il gatto. Sì, di sicuro. È 59. Vabbè, dai, clicchiamo lo stesso. Facciamo cliccare anche la sì. Ok, direi che è tutto a posto. Io stacco gli UD perché ne ho veramente tanti. E ci vediamo al prossimo tutorial, va bene? Ciao ciao!